Bonjour mia family, bonjour. Allora, in realtà sono sveglia da un po' oggi, eccezionalmente, perché sono le due e mezza, sì, 14:35. In realtà però potrei appoggiare la videocamera qua, anche se in realtà e in realtà però sono sveglia da un po' perché devo controllare i gatti, perché ho spalancato le finestre per far arieggiare un po' l'ambiente e ho paura che volino giù, quindi sono qui che guardo le finestre. Scusatemi se c'è questo rumore di sottofondo un po' e la lavastoviglie un po' e appunto il rumore esterno della strada, ok? Comunque sono sveglia da un po' in realtà perché è venuta a trovarmi una mia amica, una delle mie migliori amiche, che in realtà non vedevo da tantissimo, quindi sono super super contenta di averla vista, anche se abbiamo chiacchierato solo tipo dalle 11:30 alle adesso, praticamente 2:15, però il tempo è volato perché non ci vedevamo da talmente tanto tempo che ho dovuto raccontarle talmente tante cose, e lei a me. E però è sempre bellissimo quando rivedi un'amica che non vedevi da tanto e comunque non cambia niente, perché ti conosci talmente da talmente tanto tempo che anche se non ti vedi per 2 anni le cose non cambiano, perché è come se l'avessi vista 10 giorni fa, per esempio, perché il rapporto che hai è talmente forte che indipendentemente da quanto tempo passa per impegni eccetera, lei poi è una bimba piccola, quindi ma indipendentemente da quanto tempo passa le cose rimangono le stesse e l'amicizia rimane la stessa, e non nessuno se la prende se magari uno non riesce a combinare a vedersi prima, e io non me la prendo se lei non può e lei non se la prende se io non posso, però quando ci vediamo è molto molto bello e abbiamo chiacchierato tantissimo, infatti veramente, cioè 3 ore sono volate, non so come, nemmeno come sia possibile che è rimasta qui per 3 ore, perché cioè mi sembra impossibile che 3 ore sono volate, è stranissima sta cosa. Quando stai bene le ore volano, il tempo vola, quando invece ti annoi o passi male il tempo è lentissimo. La relatività è una cosa seria. Comunque, oggi in realtà, allora, devo fare il montaggio del video che ho filmato stanotte, praticamente dello spuntino di mezzanotte che ho filmato stanotte, e per mandarlo online adesso alle 17:30. E dopodiché devo, allora, rispondere a qualche email, ma oggi non sono tantissime per fortuna. E poi c'era un'altra cosa che dovevo fare che mi sono segnata sull'agenda, ma non ha importanza, comunque devo uscire. E in realtà sarà un video molto casereccio questo, credo, ragazzi, perché a parte il montaggio che dovrò fare adesso, che non so quanto tempo mi prenderà, non ho tantissime cose da fare oggi. Proprio per questo mi sono detto ok, filmiamo un vlog, così, perché altrimenti avrei filmato un altro video per il mio canale, ma così facendo un vlog riesco a stare anche un po' libera, perché vi devo dire la verità, nell'ultimo periodo avrei proprio bisogno di staccare da videocamera, computer, soprattutto dal computer e dal cellulare in realtà, perché quando non ci lavori con i social, ok, cioè una persona con un lavoro d'ufficio magari non vede l'ora di tornare a casa, mettersi un po' al telefono, al cellulare, ok, a perdere tempo. Invece chi sui social ci lavora non vede l'ora di metter via il cellulare, di metter via il computer e stare un po' a guardare il mondo reale, perché io sono sempre, sempre, sempre al cellulare, cioè qualsiasi cosa, anche quando sono in giro, se ho 10 minuti di tempo, in qualsiasi luogo mi metto a rispondere a una mail, mando un'offerta, firmo un contratto. Ieri notte, cioè stanotte, firmavo contratti, ragazzi, ve lo giuro, dal cellulare, dal letto, cioè non è normale sta cosa. Quindi praticamente dov'è Denver? Spero non si sia lanciato dalla finestra. Quindi in realtà vorrei veramente veramente staccare dal computer e dal cellulare per un po'. Infatti a fine mese, quando andiamo una settimana nei Paesi Bassi a trovare De Melzavik, penso proprio che in quella settimana, ve lo dico già da ora, ve lo anticipo, penso proprio che in quella settimana, ragazzi, staccherò completamente, probabilmente, visto che mi conoscete, qualcosina caricherò comunque su Instagram, ma staccherò proprio da YouTube, ci ho pensato per la prima volta in 10 anni, metterò la risposta automatica, e quando qualcuno mi manda una mail ti arriva la risposta automatica e ti dice ciao, scusa, sono in vacanza, ritorno giorno tal dei tali, perché altrimenti anche se sono in vacanza mi ritrovo
ad essere su WhatsApp e sulla mail a rispondere alle cose di lavoro. Invece vorrei proprio riuscire a staccare completamente, perché poi capita sempre che mi escono, cioè l'ultima volta che sono stata da The Melzevic ho avuto un'intervista con Radio DJ, era Radio DJ o Radio... che era? Era Radio DJ, credo, sì, era Radio DJ, tipo alle 11 di sera. Quando voglio staccare, non che sia, cioè, anzi, ovviamente sono stata felicissima di farla, ma quando voglio staccare, sembra che sia impossibile farlo. Però stavolta, vi giuro, fine luglio metto la risposta automatica all'email, non rispondo a messaggi di lavoro, anche se mi contattano su WhatsApp, cioè non esiste. Non filmerò, non voglio avere la videocamera puntata per almeno una settimana, che anche se è la cosa che più mi piace, perché ovviamente è il lavoro che mi sono scelta, quindi, però almeno per 7 giorni voglio, l'unica cosa che ovviamente caricherò su Instagram, penso, perché è anche un piacere personale, voglio dire, se magari ho una foto carina con Eric o una foto carina con Demesa o insomma tutti assieme, anche con Vic, sicuramente la posterò su Instagram e sicuramente anche qualche story, perché appunto mi conoscete, non riesco a stare lontana da questo mondo e comunque da voi, perché siete voi il mio mondo in realtà, quindi qualcosina caricherò, però per il resto starò abbastanza fuori dal mondo social, perché vi giuro, cos'era, nel 2017 mi ricordo, non ho fatto tipo neanche un giorno lontana dal computer, dal cellulare eccetera, comunque dal lavoro. E a fine 2017 ci stavo rimettendo seriamente di salute, tanto che mi sono ritrovata mia mamma che mi diceva: sì Nicole, ho capito però il lavoro, ho capito che comunque è una soddisfazione personale perché lavori per te stessa, però ad un certo punto la salute è più importante. E perché avevo proprio le difese immunitarie basse, ero proprio stanca, anche perché noi youtuber, ok, lavorando a casa, bene o male, quando filmi quasi sempre sei a casa, quando monti i video sei sempre a casa al computer, ore e ore lì, ti isoli con le cuffiette eccetera, hai veramente bisogno di sviarti un pochino. Con la mia amica abbiamo pranzato e non sono abituata a pranzare, adesso mi prendo un po' l'abbiocco post pranzo, perché di solito mi sveglio tardi e non pranzo, quindi faccio direttamente tipo merenda, metà pomeriggio e poi ceno. E invece oggi ho pranzato proprio pasta col tonno e quindi mi sento un po', cioè tornerei a dormire, per farvi capire. In realtà invece devo pulire i fornelli, perché ogni volta che cucino succede il disastro. E i gatti invece stanno dormendo, come ben potete vedere. Amore mio, ciao caro Denver, sei tutto bianco lui, tutto bianco lui, un po' arancione questo gattino, guarda che pancia che hai, amore mio, sei tutto girato, con la testa girata fai un po' impressione, amore mio, sei tutto soffice e morbido, come una nuvoletta soffice il mio gattino, tutto bianco lui, e un po' arancione, tutto bianco, un po' arancione, sei il mio amore, io ti amo, ma sì, mio gattino tutto bianco, un po' arancione, lui, che adesso ha un compare, eccolo qua il tuo compare, ciao gatto Max, l'unico gatto peso forma della casa, gatto Max, sempre insieme voi due, che bravi, che birbante che sei gatto Max. Sei un pirata tu, un pirata sei. Dai bacini anche tu, sì, i bacini, alla videocamera, tutti voi ragazzi do i baci, sì amore mio, sì tu sei sempre protagonista, sei solo tu amore mio, solo tu, solo caro Denver, sì, diciamoci la verità che questo canale è tuo questo canale. Sei tu la star. Vabbè, diamoci a pulire sti fornelli ragazzi, la lavastoviglie è azionata e questo è quanto per adesso. Ok, fornelli puliti, anche il piatto, come si chiama, insomma la protezione di inox per il muro, anche questa l'ho pulita, anche se a volte rimangono degli aloni, non so se
il detersivo per acciaio che uso, ma a volte gli aloni li fa. Comunque, non ha importanza, discorsi da casalinga. Adesso andremo a montare il video che ho filmato stanotte. Ci vorrà, credo, ci vorranno un paio d'ore, quindi mettiamoci al lavoro, anche perché sono le 3 e voglio essere puntuale alle 17:30 a caricare il video. Nel frattempo ho acceso anche l'aria condizionata, che fa veramente veramente caldo. Ragazzi, i gatti stanno giocando e non li faccio più entrare nel mio studio, dovete sapere, perché Denver ha di nuovo questa mania e che praticamente mi fa la cacca sul divano. Cioè, io non capisco perché si mette là e mi fa la cacca. Sono tornata a casa e ho trovato una montagna di cacca sul divano, quindi non li faccio più entrare i gatti qua, a meno che io non sia qua per supervisionare il tutto. E quindi, computer, mettiamoci al lavoro, ragazzi. Ok, montaggio finito, sono le 16:24 ed è fatta, quindi sono contenta perché sarò effettivamente oggi puntuale con l'upload alle 17:30. Se sono un po' arrossata qui è perché nel frattempo ho fatto anche le sopracciglia. Ragazzi, lo sapete che la mia pelle è sfigatissima e quindi basta poco e subito è arrossata. Comunque mi sono ricordata anche nel frattempo che in realtà devo andare anche a ritirare dei pacchi sempre per cose di lavoro, quindi probabilmente dovrò portare diverse cose, non so quanti siano, di là c'è il robot che fa casino, che sta entrando, però devo assolutamente andare a ritirare anche questi pacchetti e dopodiché ho solo una commissione da fare in centro e poi ho finito. Quindi adesso vado a fare la doccia, perché ancora non ho fatto la doccia oggi, ma non sono riuscita. Nel frattempo ho già 4 email di lavoro che mi sono arrivate, quindi devo rispondere anche a quelle, ma lo farò questa sera. Adesso invece appunto vado a ritirare questi pacchetti. Qui c'è la Tomax che si è messo a fare la nanna qui accanto a me nello studio. Robottino salvavita. Nel frattempo mi sono arrivate queste cosine da Kiehl's, ma ve le farò vedere in una story. Ok, i miei capelli sono scemi in questo momento, ma devo ancora sistemarli, ragazzi. Tra l'altro scusate, devo prendere sempre questo specchio che sta dietro di voi. Tra l'altro sto apprezzando veramente tantissimo il fatto di avere uno specchio, cioè il fatto di poter usare uno specchio, perché l'ultima volta che mi sono messa davanti alla videocamera qui per filmare era durante la challenge 24 ore senza specchio ed è stata una tragedia, come ben sapete. Comunque, primer uso sempre quello di Benefit. Nel frattempo ho telefonato per sapere se effettivamente dovevo andare a ritirare dei pacchi e mi hanno detto di sì. Spero non siano tanto pesanti, così posso portarli in giro, anche perché appunto poi devo fare un'altra cosa in centro. Ok, questo primer, ragazzi, è fantastico e tra l'altro è l'ultimo che ho. Ne avevo una scorta infinita, penso di averne ancora uno in mini size e basta. Devo assolutamente chiedere a Benefit di mandarmi un'altra scorta. E voi odiate quando io vi dico che mi faccio spedire dalle aziende i prodotti che più amo, però è una cosa reciproca, nel senso che l'azienda mi manda il prodotto perché sa che io comunque ne parlo tantissimo sui miei canali e che in un certo senso ovviamente do esposizione a questo prodotto. Quindi non pensate che è una specie di ingiustizia, tra virgolette, perché spesso vengo criticata per questo, ma il rapporto che io ho comunque con queste aziende è un rapporto stretto, bene o male, di amicizia con le persone che ci lavorano, perché ragazzi ci lavoro da 10 anni, quindi no, sto finendo il fondotinta Dior e adesso cosa faccio? No, vedremo di Old Style, lo apro e prelevo quello che c'è all'interno, ragazzi, perché non posso fare mezza faccia con un fondotinta, mezza faccia con un altro, cioè no. E quindi il rapporto che io ho con queste aziende è praticamente di amicizia ed è per questo che ho la confidenza per dire: oddio, ho amato questo fondotinta, me ne mandi un altro, oddio, il mio primer preferito. Vabbè che in realtà già lo sanno quali sono i prodotti che mi piacciono e molto spesso me li mandano comunque, anche senza che io li chieda, ma questa volta con il primer ne ho davvero 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 tanto 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 bisogno. Perché è il primer migliore che io abbia mai usato. Cioè, il The Professional di Benefit è il migliore.
L'unico che può stare al passo è sempre il The Professional, ma versione Pearl, che mi piace un sacco. Però forse quella consiglio di usarla un pochino più magari in inverno, perché ovviamente ha un po' questo effetto perlato, quindi ti illumina un po' la pelle e la illumina ma non la rende lucida, lo sapete, altrimenti non lo userei mai, perché io ho la pelle mista, quindi devo combattere contro la lucidità quotidianamente, ragazzi, è una lotta quotidiana, lo sapete, se avete la pelle mista o peggio grassa, non mi capite. E quindi mi piace usarlo più in inverno, ma il The Professional è fantastico. Non so come facessi anni fa e non usavo il primer, cioè in inverno posso ancora capire come forse come sopravvivevo, ma non so come facessi a sopravvivere durante l'estate senza primer, cioè è una cosa terribile. È veramente veramente terribile vedere il trucco che ti si scioglie e non poter fare nulla, perché comunque, cioè magari quando sei uscita era perfetto e poi quando sei in giro e ti guardi allo specchio e lo vedi che si sta sciogliendo e tu non puoi farci assolutamente nulla se non andare in giro con la consapevolezza di essere una specie di maschera di carnevale, quindi non è proprio il massimo come sensazione, e l'ho provata. Perché ho sempre avuto questa paura, mi ricordo che quando sono usciti i primi primer tutti dicevano no, sono pieni di siliconi, non vanno usati i primer, eccetera. A parte che non è vero, perché in realtà molti primer di siliconi non ne contengono proprio, ma vi dico la verità, non è detto che usando un primer, anche se contiene del silicone, ti fa venire i brufoli, in realtà. Tant'è che, se non sbaglio, quello di Benefit un minimo ne ha di siliconi, adesso non vorrei dire castronate, ma qui non ci sono gli ingredienti, ma secondo me ne ha, però minimizza sì l'aspetto dei pori, ma assolutamente non li occlude, non ti fa venire i brufoli, che è la cosa che forse noi donne detestiamo di più dei prodotti cosmetici e di trucco in generale. Se ci fanno venire i brufoli, una cosa matematicamente è bocciata, e io ne so qualcosa perché ho una pelle strasfigata, stradelicata, quindi qualsiasi cosa mi fa uscire il brufolo e così non ci posso fare niente. Devo assolutamente prendere un altro di questo fondotinta, sia nella colorazione 1N, anzi no, mi sa che la 2N ce l'ho, e sì, mi sa che ce l'ho, perché un pochino sono abbronzata, quindi dovrei forse iniziare ad usare una colorazione un pochino più scura in questo momento, anche se in realtà penso che comunque la 2N sia troppo scura per me. Comunque potrei almeno mescolare i due, che è quello che faccio di solito in estate. Uso il fondotinta che uso di solito fino a quando vedo che comunque sta ancora decentemente con il collo, non ce lo stacco, dopodiché vado sulla versione più scura, inizialmente li mischio, magari metto tre quarti di quello chiaro, una parte, un quarto di quello scuro, eccetera, fino a quando poi magari passo direttamente alla versione scura. Però vi devo dire la verità, ragazzi, io continuo a pensare che, a parte i consigli ovviamente della mia amica che è dermatologa, lo sapete, ma io continuo a pensare che stare troppo sotto il sole, ragazzi, in realtà stare sotto il sole fa invecchiare tantissimo. Pensate che la ragione numero uno, cioè la pelle, come la spiego sta cosa? La causa numero uno dell'invecchiamento precoce della pelle è l'esposizione al sole. Indipendentemente dalla crema, ovviamente ti metti la 50, cerchi di non esporti nelle ore peggiori, anche perché comunque rischi il melanoma, quindi non è che sia una cavolata, non si sta parlando soltanto di aspetto fisico qui, ma si sta parlando di salute importante. E che non voglio fare terrorismo psicologico, non voglio spaventare nessuno, però comunque i melanomi esistono e vengono diagnosticati molto, specialmente, mi diceva la mia amica ultimamente, li vede anche nei giovani, che è un po' un peccato, ma perché noi abbiamo questa cultura del devi essere assolutamente abbronzato, devi andare assolutamente a prendere il sole, altrimenti stai male. Cioè, chi mi vede con il colore mio, naturale, della mia carnagione, con cui sono nata, non c'è niente di male, mi dice stai male? Perché non sei abbronzata? Perché non voglio rovinarmi la pelle. Certo che vado al mare, ma se posso, vi devo proprio dire la verità, se posso sto all'ombra, se posso riapplico la crema 50 costantemente,
proprio perché non mi piace, cioè mi piace essere abbronzata e se potessi farei il fake tan che va tantissimo negli Stati Uniti, cioè l'abbronzatura finta. Ma non mi va di abbronzarmi sotto il sole perché poi ragazzi irrimediabilmente la pelle invecchia, diventa più arida, secca, ti vengono le rughe, ti vengono le macchie e secondo me non ne vale la pena per quei 3 mesi che sei abbronzato rovinarti la pelle, che non è come gli altri organi tipo i polmoni si rigenerano, mi raccontava la mia amica appunto che è medico, ma la pelle non si rigenera, quella è ed è il l'organo più esteso che abbiamo e quindi bisogna anche tenerla da conto e quindi continuo a pensare e chi mi chiede mi dice cavolo non dimostri la tua età ma come fai? E io penso che sia proprio questo il segreto, nel senso che ho passato 5 anni nei Paesi Bassi dove praticamente il sole lo vedi solo di notte nei tuoi sogni e se mi sentono i miei amici olandesi mi uccidono e, però praticamente è vero. E poi quando sono tornata in Italia non mi sono mai esposta tantissimo se non sempre con la protezione 50 e devo dire che comunque alcune macchie sulla schiena le ho perché ovviamente ho un fototipo di pelle molto chiaro e super delicata eccetera, però io penso che il segreto sia proprio qui, cioè non farsi le lampade, non esporsi al sole nelle ore in cui non bisognerebbe farlo, tentare proprio di non esporsi affatto e se dobbiamo farlo facciamolo con una protezione buona, con la 50 riapplicandola, almeno io faccio così. Chi mi chiede qual è il segreto della mia pelle, questo è quello che rispondo perché credo sia proprio questo, oltre al fatto di idratarla sempre, 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 perché ripeto, io da quando ho, e non che io abbia una pelle perfetta, ma chi mi chiede così, e me lo chiedono in tanti, questa è la risposta che posso dare, oltre al fatto che ho sempre, da quando ho praticamente 13 anni, ho sempre applicato la crema al contorno occhi, inizialmente usavo un gel e poi tipo dai 25 ho iniziato ad applicare una crema proprio di quelle potenti, più dense sono meglio è per me. E specialmente è importantissimo applicarla sul contorno occhi e sopra il labbro superiore e poi qui ai lati perché sono i punti dove ti vengono le rughe prima e quelli che mi dicono ah ti fai il botox perché è impossibile che tu non abbia rughe, in realtà mi fanno un grosso complimento perché non avendolo mai fatto il botox evidentemente questi piccoli accorgimenti funzionano e quindi sono contenta. Non si vedono quando hai 20 anni perché quando hai 20 anni tutte abbiamo una pelle perfetta, solo che chi non se la guarda e diciamo che a 30 si vede e questa è una cosa di cui vado molto molto fiera, vi dirò, e quindi anche se estate non aspettatevi mai di vedermi illuminante come al solito, che ragazzi da quando è uscita questa palette io ho provato l'illuminante con voi in video, sto mettendo l'illuminante ogni giorno, cioè dopo anni che non lo mettevo, pazzesco, non so più chi sono però sì, non aspettatevi di vedermi super 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 abbronzata, cioè non lo ero nemmeno dopo 3 viaggi alle Maldive, vi ricordate, uno dopo l'altro ed ero a malapena abbronzata perché appunto cerco di stare attenta alla mia pelle, ci tengo davvero tanto e non condivido questa smania quasi morbosa che abbiamo secondo me più noi al nord, perché al sud secondo me il sole lo hanno sempre e quindi non hanno questa cosa del devo assolutamente essere abbronzato per far vedere che sono in vacanza, perché comunque al sud avendo più sole sono bene o male sempre in vacanza, cioè nel senso come giornate, no? Sole, caldo, eccetera. Secondo me noi al nord invece abbiamo questa smania malata che se non vai al mare e se non ti fai le lampade, se non sei marrone, ragazzi, io vedo gente, non sto scherzando, io vedo gente color cuoio, ma ci sono veramente persone che passano tutto il giorno senza protezione sotto il sole e sono color cuoio, cioè marrone scuro e si vede che la loro pelle è super 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 disidratata ed è veramente veramente un peccato, anche perché magari sono signore di 50 anni che ne dimostrano 70 piene di rughe su tutto il corpo e io penso cavolo continuo a riapplicare la protezione più che posso perché non voglio assolutamente finire così, ma cioè
fossi matta proprio, assolutamente, assolutamente no. Quindi quando mi dicono e mi scrivono anche nei commenti, in realtà però devo dire che questa cosa negli ultimi anni è un po' passata, cioè i primi anni che stavo su YouTube me lo dicevano in tantissimi: oh mio Dio, sei bianca, oh mio Dio, ma perché non fai qualcosa, stai male, sei malata, hai dei problemi, fai qualcosa. E invece devo dire che ultimamente è molto meglio questa questione, devo dire la verità. Una volta era peggio, non mi arrivano più tantissimo questi commenti in cui mi dicono sei pallida, stai male, mascara, sempre il Better Than Sex che adoro. E quindi è già un passo in più, secondo me, io e tutte le ragazze con la mia carnagione che hanno un canale YouTube abbiamo aiutato molto in questo senso, per far capire che il colore chiaro della nostra carnagione non ha niente che non va. E se abbiamo questo colore non c'è niente di male nel dire mi piace, non devo per forza abbronzarmi e diventare color cuoio per apprezzare la mia pelle, anzi mi va bene così com'è, dovrebbe essere così per tutto in realtà, anche se purtroppo tendiamo tutti ad avere un ideale di bellezza che è simile e poi ci ritroviamo tutte ad essere super super simili, tipo adesso va tantissimo tantissimo di moda lo stile Kim Kardashian e sono tutte che assomigliano a Kim Kardashian. Io non potrei mai, perché cioè non ci azzecco proprio niente, né come colori né come costituzione. Lei cioè è piccola, ha questi capelli super folti, scuri, ha questi occhi neri super intensi, insomma marrone scuro super super intensi, che appunto io non potrei mai cioè assomigliarle, ma va bene così. Wow, che differenza, mascara senza mascara, pazzesco. E quindi sì, insomma, piccole considerazioni davvero, se anche voi siete mozzarelline non vergognatevi se siete chiare anche in estate, cioè chi se ne frega, e comunque proteggete la vostra pelle, che poi quando avrete 30 anni mi ringrazierete, quando la gente vi farà i complimenti e vi dirà ma tu come hai fatto ad avere questa pelle? Abbiamo la stessa età e la mia è super rovinata. Saprete che cosa rispondere. Ok, allora, mascara anche sotto. Anche oggi non ho truccato gli occhi, ragazzi, perché ultimamente non mi va. Non sto praticamente più usando ombretti da tipo... boh, non lo so da quando, tipo un mese. Che ore sono? È tardissimo, veramente. Sono le 5:35 e devo ancora andare a recuperare questi pacchetti, ma ho un sacco di lavoro, veramente mi sono arrivate delle email poco fa e non posso assolutamente mettermi a rispondere adesso, perché altrimenti non uscirei più di casa. Sono email lunghissime in cui devi fare i conti, in cui devi rispondere per filo e per segno a determinate... oh no, ho sbavato un po' il mascara, ad alcune frasi eccetera eccetera, e quindi è meglio se lascio tutto stasera, però stasera farò anche il montaggio di questo vlog, quindi alla fine capite perché vado a dormire sempre a notte fonda, anzi a mattina presto, la mattina presto. Vado a dormire alle 4, alle 5, perché capita che mi ritrovo la sera con un video da montare, che non so perché la videocamera si è spenta, mi ritrovo appunto a quelle ore con un video da montare che può richiedermi un'ora, così come può richiederne 4, e mi ritrovo con un sacco di mail a cui devo rispondere, ed anche quello è un lavoro di ore, ore, che quando vi dico devo rispondere alle email... non si tratta di email in cui dici ciao, io sto bene, tu? No, sono email importanti e spesso non posso nemmeno rispondere dal cellulare proprio perché è impossibile, ho bisogno di un computer davanti. Comunque, ci siamo, ragazzi. Mi avete fatto in tantissimi complimenti per come mi sono truccata nel video in cui non potevo guardarmi allo specchio, però in realtà sono stata brava perché, cioè sono stata furba perché... uso sempre la Brow Contour Pro ultimamente, perché una l'ho già finita di queste e adesso sto quasi finendo questo, quindi voglio finirla. E in realtà
In realtà sono stata molto furba perché mi sono detta: ok, mi trucco il minimo possibile veramente, e stessa cosa ho fatto anche con la matita per sopracciglia, cioè ho truccato le sopracciglia il minimo, minimo, minimo indispensabile, e è per questo che non si vedevano sbavature o roba del genere, perché le ho colorate e le ho sistemate veramente veramente poco, ma penso si vedesse che non erano fatte proprio tanto tanto bene, cioè erano abbastanza nature, però mi sono detta meglio così piuttosto che abbondare e poi io così ci devo uscire e mi guardano come se fossi una psicopatica, che comunque mi vergognavo per la strada, vi giuro, perché ero convinta di avere qualche sbavatura con il mascara, ero convinta di aver fatto un danno. Poi nel video ho visto che in realtà non era così, cioè, ovvero c'erano delle piccole sbavature, imperfezioni, ma non si vedevano da lontano perlomeno, e quindi non penso che... Però quando credi di avere qualcosa che non va, magari te le immagini le cose e pensi che tutti ti stiano guardando perché magari hai tipo una sbavatura così di mascara. Sarebbe stato veramente terribile. Poi con il fatto che comunque la gente mi riconosce, mi dicono: oh mio Dio, c'è chi se make up che non sa più truccarsi e va in giro con le sbavature di mascara, sarebbe veramente il colmo. Comunque, altro video che ho pensato mi piacerebbe filmare, vorrei fare un esperimento sociale, un esperimento in cui mi vesto con giubbotto, invernale, sciarpa, ok, e filmo le reazioni delle persone. Che cosa ne dite? È un video che vi potrebbe piacere, è un'idea carina, non è un'idea carina, vi piace, non vi piace? Fatemi sapere, perché ho già chiesto ad Eric aiuto per le riprese, ed è una cosa che vorrei fare, anche se penso che morirei di, cioè morirei di imbarazzo, ma è una cosa, sto pulendo nel frattempo, ma è una cosa che voglio veramente fare, e penso che sia, sarebbe ideale farlo magari in un centro commerciale, così da magari avere l'aria condizionata, perché penso che stare fuori sotto il sole vestita invernale non penso che resisterei, penso che sverrei, però secondo me è un'idea carina. Che cosa ne dite voi? Fatemi sapere, perché ragazzi, se vi piace vi giuro che la filmo e ci facciamo delle grosse grosse risate, perché secondo me la gente andrebbe fuori di testa. Vabbè, che cosa mi manca? Niente, metto solo il rossetto e poi sono pronta per uscire. Tra l'altro il fatto di non mettere ombretti mi taglia un sacco di tempo, cioè perdo molto meno tempo per truccarmi. In realtà domani ho un addio al nubilato e sto già pensando come truccarmi, metto gli ombretti o non metto gli ombretti, faccio uno smokey eye o lascio così, o faccio un trucco così. Consigliatemi voi. Soprattutto vorrei capire se secondo voi mi sta meglio lo smoky, cioè il trucco che ho sempre fatto, tipo marrone scuro così, oppure sto meglio così con questo trucco. Fatemi sapere. Ok, credo che ci siamo, a parte questa piccola sbavatura di mascara, ma se vado adesso a toglierla, tolgo tutto il trucco e non mi va. Sì, ci siamo, devo solo perfezionare un po' il rossetto qua. Alright, ci siamo, adesso sistemo i capelli, rimetto lo specchio dietro di voi, voilà, sistemo i capelli e poi ci siamo, ma non dimentichiamoci dell'All Nighter Urban Decay, che senza primer e spray fissante in estate sono fritta veramente. Ok, sistemo i capelli ed esco ragazzi. Vi faccio vedere l'outfit prima di uscire. Ho questo giubbottino jeans corto che credo di aver preso da Motivi ancora anni fa, e poi ho questo abito molto leggero, lungo, è tutto un abito anche se c'è una fascia sopra e poi appunto questa gonna molto carina sotto, l'ho preso da Boohoo e ho visto che è ancora disponibile, l'ho pagato tipo pochissimo, tipo 13 euro, adesso è anche scontato mi sembra, o l'ho pagato tipo 20 euro adesso è scontato a 13, una roba del genere, e lo adoro. E poi ho i sandali di Valentino con le borchiette, che indosso molto spesso, e la borsetta invece anche oggi è questo zainetto Chanel, e questo è quanto. E adesso esco finalmente, e il make up è anche abbastanza decente secondo me, la base è abbastanza giusta se la
confronto con il collo. Che cosa ne dite? Secondo me ci sta, va bene. Ok, sono tornata a casa. Ho preso tutto quello che dovevo prendere, c'erano un sacco di pacchetti e ho buttato già la carta, cioè lo scatolone e tutte le plastiche ed è rimasto questo. Ci sono un sacco di pacchetti e in realtà devo ancora andarne a ritirare altri 3 perché non sono riuscita a trasportarli. Comunque sono tornata a casuccia. Qui c'è il gatto Max, che è sempre molto molto curioso di vedere che cosa ho portato. Gatino Max. Dov'è il tuo compare? Ciao caro Remer, che bravo, che tutto bianco, oh, tutto bianco. Gatto Max è tipo una scimmietta, sei come una scimmietta gatto Max. E Denver gli va dietro, classico, sempre insieme. Un po' si lavano. Ah, li ho disturbati. Stanlio e Olio, veramente. E credo che non serva specificare chi è Stanlio e chi è Olio tra i due, perché la differenza è abbastanza evidente, direi. Gatta Beta, ovviamente. E nei suoi appartamenti, dovete sapere che i suoi appartamenti è la camera, cabina armadio e il bagno della camera. Gatta Beta, buonasera. Lei si è ritirata nelle sue stanze? Brava Gatta Beta. Ti sei ritirata nelle tue stanze? Brava Gatta Beta. Oddio, sei bellissima. Le è venuta un po' di acne, in realtà. Vi ricordate anche Denver ce l'aveva? Poi passa, ma non è niente di che in realtà. Gatta Beta. Fai pru pru. Fai le fusa, Gatta Beta. Che brava. Che hai questa pancia? Hai questa pancia, Gatta Beta? Hai la pancia tutta morbida e soffice anche tu? Sì. Tutta morbida e soffice. È passato un po' di tempo. Nel frattempo abbiamo cenato e abbiamo guardato una puntata e mezza della serie TV The Sinner e io sono già tipo con la camicia da notte, sorvoliamo. E però in realtà prima di salutarvi volevo farvi vedere alcune cosine che mi sono arrivate oggi, cioè in realtà in questi giorni, ma che sono andata a ritirare oggi. Allora magari ve le farò vedere più dettagliatamente nelle storie. Comunque mi è arrivato questo beauty dagli Erac e ci sono diversi prodotti in realtà, alcuni mini, anzi tutti mini size, e c'è una crema struccante per pelli miste, oh fantastico, poi c'è un siero, credo sia un siero questo, idratante e rimpolpante, poi una crema gel e poi un latte idratante per il corpo, 48 ore e tonifica. Molto carina questa cosa anche per i viaggi, così è molto carina anche questo beauty, è molto bello. Poi in realtà mi è arrivata questa shopper super super carina da Benefit, ve la faccio vedere un pochino meglio. Happiness looks good on you e ci sono le nuove tonalità di fondotinta e i nuovi correttori Hello Happy, e mi trovo molto bene con il fondotinta in realtà. L'unica cosa è che ho difficoltà a trovare la nuance giusta, perché quella che uso io, vi faccio anche vedere, è questa che è la numero 2, che devo dire la tonalità è perfetta per me di colore, però è un pochino troppo giallino, quindi spero che adesso ci sia l'equivalente rosato. Anche se in realtà questi sono fondotinta, oddio il 3 e il 4 saranno sicuramente troppo scuri per me, ma dovrebbero esserci tutte le tonalità, e ci sono sia, mi sa, in compact,
Andiamo un attimino. Che liquidi? Eccoli qua, c'è il 2, ok, tonalità 2, 3 e 4. La 2 mi sembra un po' più rosata, almeno a vederla così dal colore sulla confezione. E poi ci sono la 2, 3 e 4 anche come compact. Vorrei un attimino vedere il prodotto in sé, perché secondo me il packaging è cambiato. Sì, è cambiato perché effettivamente il fondotinta è diverso. L'altro è opacizzante, questo invece è brightening, quindi è illuminante. Però un fattore di protezione 15, che non è affatto male. E c'è Max che vuole entrare, ma non lo faccio entrare perché ho paura che mi facciano di nuovo la cacca sul divano. Ragazzi, ho appena pulito tutto e non ho nessuna intenzione di far entrare i gatti. Non so per quale motivo lo facciano, ma lo fanno purtroppo. Comunque, a parte questo, abbiamo anche la tonalità 3 e 4. Se la 2 è la mia, forse la 3, se mai mi abbronzerò potrò usarla. E poi c'è la Velvet Powder Foundation, che però dovrebbe essere in polvere. E come sapete io non amo i fondotinta in polvere in realtà, ma mi piace usarli. Che carino che è il packaging, è troppo bello. Ma mi piace usarli per i ritocchi durante la giornata se ne ho bisogno, quindi mi piace averli in borsetta perché tornano sempre utili per togliere tipo l'opacità dal viso quando sono in giro o se magari devo sistemare un attimino il trucco. Questi sono top top top. E la tonalità 2 sembra giusta per me, ma testeremo e vedremo assieme. E poi... Ah sì, con il pacchetto Benefit mi sono arrivati anche questi occhiali molto molto cute. Se riesco ad aprirlo con una mano sola, ve li faccio anche vedere. Ta-da! E sono a forma di cuoricino, troppo 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 carini, troppo troppo carini. Voglio farveli vedere anche su Instagram questi, perché meritano, cioè il pacchetto di Benefit merita. E poi ci sono, allora, due prodotti fito. Uno è uno shampoo idratante, l'altra è una maschera, ma sono in travel size. Che carina questa cosa, mi piace un sacco. Spero non contengano sale, perché a volte purtroppo i prodotti della Fito contengono sale. Non che ci sia niente di male in ciò, e non fa assolutamente male ai capelli il sale naturale. Però mi dissolve la cheratina, perché lo sapete, io faccio gli impacchi, cioè faccio il trattamento alla cheratina. Quindi il sale purtroppo toglie la cheratina, ma vedremo se c'è. Spero di no, perché è una figata avere i mini size. E poi mi sono arrivati questi prodotti da L'Oreal della linea Elviv, e sono allora sono shampoo riparatore, balsamo riparatore e maschera ricostituente. Molto molto interessante. Guardavo ed ho visto che purtroppo lo shampoo contiene sale, quindi dovrò regalarlo. E vediamo invece se anche il balsamo contiene sale. Sembra di no, quindi il balsamo posso usarlo. Interessante, trattamento intensivo capelli danneggiati, ci sta ragazzi, ci sta. Sono le linee che io scelgo praticamente da quando sono nata. E vediamo la maschera. E sembra che sì. Sembra che non ci sia il sale anche nemmeno in questa, quindi a parte lo shampoo posso usare balsamo e maschera. Top direi, anche perché di solito salto direttamente il balsamo e uso ogni volta che lavo i capelli le maschere, che sono molto più idratanti. Quindi questo è quanto, anche se ho altri pacchetti che devo ancora andare a ritirare, ma altra cosa volevo farvi vedere. Mi è arrivato questo pacchetto da Carlita Shop. Anche come sapete è una youtuber come me, ma ha anche questo shop online strafigo dove vende un sacco di prodotti che poi sono i suoi preferiti in realtà. E c'è, allora, è stata carinissima perché mi ha scritto anche sul pacco: un abbraccio Nicole, vai Carlita, ciao Carlita, sei sempre carinissima. C'è l'adesivo con il logo. Vediamo un po' che cosa mi ha spedito, perché so mi aveva anticipato. Ah, e mi ha aggiunto anche un addolci labbra fragole panna. Wow, mamma mia, profumo, io amo i prodotti golosi, lo sapete. E mi ha, oh mio Dio, ma ci sono anche, no vabbè, mi ha aggiunto anche altri campioncini della Piarium e dell'Alchemilla, che poi sono tutti brand che apprezzo molto. Wow, mi hai mandato un sacco di cosine Carlita, grazie. Ma soprattutto c'è
questo, che vabbè, il packaging, ragazzi, cioè, mi fa impazzire. Sono veramente, veramente bellissimi. Si vede che ci mette impegno. E qui che cosa c'è? Ultima novità, Carlita Jewelry. Grazie, Carlita. Lo apro subito perché sono super, super, super curiosa. Anche se questo pacchetto, è troppo carino e mi dispiace aprirlo. Vediamo se riesco a sfilare il fiocco così. Molto carino il logo stampato anche sulla box. Vediamo, perché con una mano non è affatto facile, ragazzi, ma ci provo. Ok, ci siamo, ormai sono un'esperta. No, vabbè, che meraviglia. No, vabbè, aspettate che lo apro, ve lo faccio vedere bene. Ragazzi, è meraviglioso, è un anello con cuoricino e brillantini ed è in argento. Ed è stupendo, stupendo. E c'è scritto: eseguito da artigiani italiani secondo le regole dell'arte orafa. È stato punzonato a garanzia del metallo prezioso contenuto. Che figata, wow. Carlita, grazie di cuore, perché è meraviglioso e lo userò sicuramente. Me lo vedrete indossare molto perché è elegante, fine e davvero, davvero bello. Quindi ci sta anche da abbinare ad altri anelli, molto molto carino. Non so se con questa luce si vede bene, ma ha appunto una luce, è super 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 brillante ed è bellissimo, bellissimo. Quindi voglio ringraziare Carlita per questo splendido, splendido regalo, anche se vabbè in questo momento sono struccata completamente, cioè già pronta per andare a nanna, però dettagli, ormai insomma siamo in confidenza da tanti anni noi, quindi non vi scandalizzate. Però grazie Carlita, perché questo anello è meraviglioso ed è molto molto nel mio stile, e grazie anche a tutti gli altri brand che mi hanno mandato queste figate di prodotti che non vedo l'ora di provare, ma ve li farò vedere anche magari più nel dettaglio sulle stories su Instagram e nelle storie di YouTube, che ormai sapete uso molto. Quindi questo è quanto, ragazzi, adesso andrò a nanna. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo. Questo video lo vedrete domani, che è venerdì. Spero di riuscire a filmarne un altro e caricarlo sabato, perché vorrei questa settimana, ne ho saltato uno e quindi vorrei recuperare il sabato. Spero di riuscire, perché in realtà domani, che è venerdì, ho un addio al nubilato la sera e non so se riuscirò a fare in tempo a modificare il video, ma ci provo, ci provo. Quindi controllate anche domani sabato se c'è un nuovo video, perché probabilmente ci sarà, sempre 17:30. Bacio mia family, vi voglio bene, buonanotte, ciao.